Tanto non è esattamente vero che noi proponiamo il protezionismo economico, tant'è vero che per dire siamo contro i dazi alla Russia, tanto per dirne una, no? E le sanzioni alla Russia, mentre invece tutti scriteriatamente le hanno approvate. In realtà dal punto di vista dell'economia sono due economie differenti, gli Stati Uniti e l'Italia. Tanto per dire, gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale, vale a dire importano più di quello che esportano per 500 miliardi circa, che è una cifra incredibile. Noi al momento, per colpa, diciamo così, del, più che della nostra abilità di esportare, ma dell'austerità, siamo in surplus. Quindi noi esportiamo un po' di più di quello che importiamo. Per cui non è che noi vogliamo chiuderci in casa e basta. No, il commercio è un valore per la nostra economia, per cui... Quindi non è vero che siete i trumpisti italiani. Ma, di Trump, lui dice una cosa che è molto più banale. Lui dice un paese senza confini non è un paese senza frontiere non è un paese. E poi lui ha la fortuna di avere la sua di moneta. Il nostro problema è che noi siamo dentro in una vasca globale con le mani legate. Chi è che approfitta tantissimo dalla globalizzazione? Non i poveri, come ci ha appena detto il professor Ichino, dalla globalizzazione, dalla mancanza totale di frontiere, dalla libertà massima di capitali, approfittano le grandi multinazionali che sono libere di mettere i profitti dove vogliono e il lavoro di prenderlo dove costa meno in giro per il mondo. Però mi scusi, è innegabile che con la globalizzazione paesi che prima erano del terzo mondo adesso hanno una crescita economica molto più alta della nostra e il benessere è stato portato però bisognerebbe... a centinaia di milioni di persone, un maggiore benessere, questo è un dato di fatto. Sì, ma attenzione, bisogna vedere però l'opinione del disoccupato americano, del disoccupato italiano. Ho capito, però questo dato resta. Perché alla fine poi dopo... Sì, questo dato resta. Allora, se noi vogliamo dire che la cosa opportuna in giro per il mondo è, dato che l'Occidente ha già avuto abbastanza, quindi tutti disoccupati, e si prende i soldi dell'Occidente e li distribuiamo equamente per l'Africa o per l'Asia, allora nel qual caso... vabbè, allora poi è un discorso che possiamo anche ragionare, un'equalizzazione mondiale, no, della ricchezza, possiamo ragionarci. Un governante deve badare ai suoi di lavoratori e se i suoi lavoratori sono disoccupati, e quello che fa Trump è minima logica, perché dice, senti un po' tua azienda, invece di andare a produrre dove vuoi, dove c'è il costo del lavoro minimo, aumentando a dismisura i tuoi profitti, perché se noi abbiamo un Apple che si trova a centinaia di miliardi di cash, è perché evidentemente questi profitti sono stati enormi. E allora uno dice, tu riduci un po' i tuoi profitti, paga un po' di più degli operai qui, e poi vedi che allora tutti andiamo un po' meglio.